Buongiorno, come si chiama? Buongiorno, mi chiamo Beccanti Marco. Piacere, signor Beccanti. Piacere. Ci potrebbe raccontare un po' sulla sua storia, di quale malattia è affetto e sì, come è arrivato in questa clinica? Sono stato, mi hanno diagnosticato circa un anno fa il Parkinson. E, navigando su internet ho trovato un sito della Swiss Medica con la quale poi ho preso contatto per vedere se si poteva fare qualche cosa per questa forma di malattia degenerativa, anche se in stadio iniziale, però abbastanza già da subito invalidante sotto certi punti di vista. Ho capito. E quando ha ottenuto tutte le informazioni sul trattamento, ha deciso di venire. Sì. Lei è venuto qui con la moglie e con bambino? Sì. Siete qui già da 11 giorni, era un trattamento di 12 giorni. Sì, sono venuto con mia moglie e il bambino. Io tutti i giorni mi sono sottoposto alle terapie della clinica. E mi sono trovato molto molto bene, complimenti a tutto lo staff medico e infermieristico, non mi è mancato nulla, e qualche piccolo risultato a livello motorio l'ho già notato, speriamo che i prossimi controlli fra qualche mese, come mi è stato detto, ci siano ulteriori miglioramenti. Quale cambiamento in positivo ha notato questi giorni? Ma ho notato meno rigidità agli arti del lato destro, alla mano e al piede, e meno tremore negli ultimi giorni. Questa terapia con cellule staminali da lei, hanno preso cellule staminali dal tessuto adiposo e anche dal midollo osseo? Dal midollo osseo, sì. Per ottenere una buona quantità delle cellule. Sì. È stato pesante questo trattamento? È stato doloroso o no? No, no, non è stato doloroso, anzi pensavo peggio. È stato fatto sotto l'anestesia generale? Anestesia totale, sì. Totale, allora non ha sentito niente. No. E dopo, quando si è svegliato, ha avuto dolori o no? No, no. Qualche dolorino che penso sia normalissimo, dove ci sono, dove hanno estratto il tessuto adiposo, però una cosa sopportabile, niente di particolarmente doloroso. E adesso come si sente lei, diciamo, come sono i suoi pensieri, sono più positivi per quanto riguarda il futuro? Sì, sicuramente vedo il futuro in modo un po' migliore e spero che, come mi è stato detto, che nei prossimi mesi di vedere degli ulteriori risultati. Va bene, grazie. Potrebbe, signor Beccanti, proporre questa clinica Swiss Medica anche ad altra gente con lo stesso problema? Certo, quello è il minimo che possa fare, è proporre questa clinica. Grazie. Noi ringraziamo anche a lei per la pazienza e per i complimenti e le auguriamo tutto il migliore, come speriamo che si vedrà già dopo 3 mesi, fra 6 mesi ancora di più, fra un anno ancora di più. Grazie di tutto e vi saluto. Grazie. Grazie.